Oggi abbiamo per la prima volta e do un caloroso benvenuto, le do un caloroso benvenuto a Monica Collini, vicepresidente dell'associazione Vivere Onlus. Buongiorno Monica Collini e benvenuta a Colazione in Farmacia. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Dunque, partiamo immediatamente dalla definizione di Vivere Onlus. Cos'è questa Onlus e di cosa si occupa? Dunque, Vivere Onlus è una cosa un po' atipica, Sì. nel senso che è un coordinamento che raccoglie 45 associazioni da tutta Italia Sì. ed è nata non, come dire, prima il coordinamento e poi le associazioni, ma sono nate prima le associazioni che poi hanno ritenuto di doversi riunire in un coordinamento per avere una voce unica nazionale. E quindi è tra le nostre prime sette associazioni riguardo appunto i genitori, l'associazione di genitori che avevano avuto il figlio ricoverato in terapia intensiva neonatale alla nascita o per prematurità o per altre patologie, Sì. è nato poi appunto da queste sette associazioni il coordinamento Vivere che adesso ne raccoglie 45 in tutta Italia. E quindi è stata una cosa un po' atipica. Sì, infatti. E le associazioni di cosa si occupano principalmente? Dunque, si occupano del sostegno alla famiglia che deve affrontare il percorso non facile di un figlio appunto ricoverato in terapia intensiva neonatale alla nascita, perché nascere prematuramente adesso non è come le storie che a tutti noi sono state raccontate molti anni fa, quando i bambini sopravvivevano con le messe nella batta o con le borse dell'acqua calda. Adesso si nasce anche a 23 settimane, che è poco più della metà della gravidanza, e quindi servono centri di terapia intensiva assolutamente tecnologici e qualificati come personale, e il Sì. percorso spesso è molto lungo. E quindi chiaramente è un percorso lungo che fa sorgere, insomma, crea anche oltre la grandissima apprensione sicuramente per lo stato di salute del proprio bambino, delle difficoltà alle varie famiglie. E quali sono queste le principali difficoltà proprio che vive una famiglia con un figlio, con un piccolo bambino in terapia intensiva? Beh, assolutamente, la prima appunto quella che lei ha detto è il problema della salute del bambino e molto spesso anche della mamma, perché il padre, spesso da solo, si trova ad avere problemi su tutti e due i fronti. La madre che partorisce prima, non sempre partorisce prima per una rottura di sacco, per un parto, come dire, accelerato. A volte ci sono patologie legate alla nascita prematura, come la preeclampsia, per esempio, che sono molto pericolose anche per la mamma oltre che per il bambino. Spesso le mamme sono ricoverate in rianimazione e danno il figlio in terapia intensiva. E quindi il problema di salute è il primo, ma legato a questo ci sono tutti gli altri problemi pratici, come per esempio l'alloggio in prossimità dell'ospedale, o i costi relativi appunto al lungo ricovero in terapia intensiva, ma anche la legge sul congedo di maternità, per esempio, o la proposta di legge sulle TIN e rianimazioni aperte, che a tutt'oggi non è ancora diventata legge, ma che l'Europa ci chiede da tempo ed è un'esigenza proprio delle famiglie, ma soprattutto dei piccoli neonati che trovano giovamento dal fatto di avere i familiari Eh vicino. beh, sì. E quindi sono molti i fronti sui quali si apre l'esigenza di avere una voce comune a livello nazionale appunto su questi argomenti, ma non solo a livello nazionale. Infatti Vivere dal 2000 4, mi Sì. sembra, è diventata anche membro di RCNI, che è la fondazione europea che si occupa degli stessi argomenti, e con loro appunto portiamo avanti anche a livello europeo le stesse battaglie che portiamo avanti a livello nazionale. Sì, e
Praticamente si può parlare nel caso di un bambino e, come ha detto anche lei, di una madre ricoverata in ospedale, di una vera e propria famiglia spaccata. Quindi di fatto sorgono tante problematiche e tante necessità che le famiglie, che tutte le famiglie, che magari pochissime famiglie hanno, anche le cose più banali, riuscire a stare insieme, riuscire a vedere la propria moglie, il proprio figlio. Quindi sicuramente ci Esatto. sono tanti aspetti tanti aspetti anche molto delicati che devono vivere queste famiglie. Esatto, spesso il centro dove è ricoverata la mamma non è lo stesso dove viene portato il bambino. Si cerca sempre di, cercano sempre di privilegiare il trasporto, si chiama tra virgolette trasporto in utero, cioè far partorire la mamma dove c'è il centro di terapia intensiva neonatale per avere tutti e due nello stesso ospedale, ma spesso per cause come dire, legate proprio al tempo non è possibile. Quindi il padre si trova ad avere la mamma ricoverata in un ospedale, magari appunto in un centro di rianimazione per problemi materni, e il bambino in terapia intensiva in un altro ospedale. Quindi sono molte le difficoltà che queste famiglie si trovano ad affrontare. La prematurità non è solo aspettare che il bambino cresca come poteva essere un po' di anni fa. Ci sono tanti bambini che nascono prematuri proprio perché ci sono più possibilità di farcela adesso, però l'impegno deve essere grande anche da parte delle istituzioni. Sicuramente sì. E nello specifico, l'associazione Vivere Onlus e le 45 associazioni che la compongono, in che modo fornisce supporto a queste famiglie? Allora, intanto il primo documento che ha creato Vivere Onlus è stata la Carta dei diritti del neonato prematuro ed è stata riconosciuta dal Senato ed è stata la prima in Europa, la prima Carta dei diritti proprio che riguardava il prematuro in Europa. E quindi questo è stato il nostro documento, è il nostro, chiamiamola la nostra Bibbia, la nostra Costituzione, il nostro. Sono i nostri fondamenti sui quali tutti i giorni le nostre azioni si svolgono. Ogni associazione nasce appunto indipendente ed opera in maniera indipendente nella propria realtà, seguendo però tutti gli stessi principi. Il primo appunto è il sostegno di carattere come dire, psicologico, ma anche economico quando ce ne sia bisogno, perché ogni associazione a modo suo interviene in questo contesto. Psicologico anche perché facciamo un sostegno da pari a pari, cioè da genitori a genitori, ma molte associazioni investono denaro nell'offrire un supporto psicologico alle famiglie che si trovano in terapia intensiva, perché pochissimi ospedali prevedono un supporto psicologico strutturato dedicato alle famiglie in terapia intensiva. I nostri genitori non sono ammalati, hanno solo bisogno di un sostegno in un percorso molto difficile, perché quando si parla appunto della nascita inaspettata, in un momento in cui la madre non ha ancora iniziato ad immaginare quello che sarebbe stato il proprio bambino e ci si trova a confrontarsi tutti i giorni con pericolo di morte, con la paura di una disabilità, con l'incertezza da un'ora all'altra della prendere il proprio bambino diventa difficile e quindi è qui che serve un accompagnamento, non per una patologia pregressa, ma per il percorso che stanno affrontando le famiglie proprio in quel momento. Anche solo ricevere una chiamata inaspettata, sentire squillare il telefono in un certo momento può far sobbalzare, immagino Mamma il. mia, assolutamente la notte specialmente. Sì. E questo, le terapie intensive, mi scusi, Sì. 24 ore sono aperte, sono importanti perché la famiglia ha la possibilità di stare col bambino per quanto tempo vuole, se una giornata è stata difficile può rimanere anche la notte, nessuno manda via i genitori e il bambino ha bisogno della voce materna, ha bisogno di alimentarsi con il latte della propria mamma. Sì. Per
per poter, anche se non direttamente, ma le poche gocce che gli vengono offerte anche col sondino, sì, sono il latte della propria mamma, quindi riduce molti rischi dal punto di vista della salute ed aumenta molto tutto quello che è il passaggio fra madre, lo scambio fra madre e bambino. Anche perché, diciamolo chiaramente, una famiglia deve essere unita, soprattutto all'inizio del proprio percorso insieme, e bisogna fare tutto il possibile, ovviamente, per far sì che queste famiglie siano unite il più tempo, esatto, più tempo possibile, e chiaramente l'impegno deve essere forte in questo senso. Quindi, se non ho capito male, è stata approvata la Carta dei diritti del neonato, e in Italia è stato il primo caso in Europa, grazie all'associazione Vivere Onlus? Sì, sì, esatto, è stata la prima in Europa, poi la Fondazione Europea ha promosso una white paper che ha proposto al Parlamento Europeo, ma è stata la prima dedicata proprio alla prematurità. Ecco, quindi questo sicuramente è la pietra miliare, insomma, dell'associazione, e da qui si è costruito e si costruirà ancora tutto l'impegno dell'associazione, immagino, per migliorare sempre di più la condizione di queste famiglie. E appunto, in questo senso, le chiedo cosa si può fare proprio materialmente per migliorare la condizione di questi genitori che già vivono, ricordo, una situazione di grande apprensione per la salute del proprio figlio e della propria moglie in alcuni casi, o comunque della propria compagna. Cosa si può fare per aiutare la situazione di tutte queste famiglie, per far sì che siano unite e possano crescere insieme anche in momenti così delicati? Beh, assolutamente, appunto, l'accesso a 24 agli team dovrebbe essere garantito, come dice la carta di Ecce, un alloggio in prossimità del ricovero, dell'ospedale dove ha ricoverato il proprio bambino. I genitori non dovrebbero dover pagare per questo, perché è un minore, come minore ha diritto di avere la famiglia accanto. Se la famiglia non può essere ospitata in terapia intensiva, dovrebbe essere offerto almeno un alloggio in prossimità dell'ospedale. Sì. La situazione del nord Europa, che è idilliaca per il nostro standard, spesso prevede delle family room all'interno della terapia intensiva. In attesa che questo possa accadere anche in Italia, ci sono alcuni casi dove alcuni ospedali si stanno già muovendo, ma in attesa di questo sarebbe intanto importante che ci fosse un alloggio in prossimità dell'ospedale offerto alla famiglia. Sì. Alla famiglia, quantomeno alla madre, e un congedo di maternità adatto a, come dire, al lungo periodo che i neonati trascorrono anche la terapia intensiva. Sì. Dopo molti anni siamo giunti a un miglioramento del congedo di maternità, che però è inserito in un decreto, e la paura è che questo decreto possa essere cancellato e si riperda tutto quello che abbiamo ottenuto. Insomma, sono tante le cose che dobbiamo fare. Il bambino ricoverato in terapia intensiva, che nasce molto prematuro, a tutti gli organi che non sono pronti ad essere esposti alla vita extrauterina. Il più importante sicuramente è il cervello, e di quel cervello noi siamo tutti responsabili. Sì. E quindi specifichiamo proprio che non è soltanto una condizione quella, o comunque un impegno quello di migliorare la condizione di queste famiglie, che deve essere preso solo dalle aziende sanitarie o dagli ospedali, ma proprio dalle istituzioni, cioè le istituzioni devono fare qualcosa per migliorare la condizione di queste famiglie, per metterle, per facilitarle, per far sì che stiano il più possibile insieme, bambino o bambini, madre e padre. Esatto, esatto. Non è solo un qualcosa che deve essere cambiato, ci deve essere una presa in carico in toto da parte delle istituzioni, che devono cominciare a pensare che la salute futura e la vita di questi bambini dipende molto da come trascorrono il tempo in terapia intensiva. Dopo si va a rimediare un errore che anche economicamente ha un costo,
e quindi, come dire, cerchiamo di prevenire tutto quello che può essere l'aspetto, come dire, anche solo dal punto di vista del dolore che può causare danni poi nella vita di questo bambino. E quindi la famiglia in toto è importante da questo punto di vista, perché i bambini in terapia intensiva vengono toccati tantissime volte al giorno, molto spesso sono sensazioni di dolore, perché purtroppo sappiamo bene che in terapia intensiva non si sta solo per crescere, sì. Anche solo per esempio tutti gli esami che vengono fatti o le punture nel tallone hanno un impatto su questo bimbo molto piccolo, che non è appunto preparata alla vita extrauterina, ha un impatto molto forte, ma se questo viene fatto in braccio alla mamma, ci sono studi su questo che attestano, oltre che ad averlo visto con i nostri occhi, ma ci sono studi che attestano che la sensazione, c'è tutto un contenimento del dolore non farmacologico con la famiglia accanto che è importante, e quindi per questo la famiglia è un collaboratore importante in terapia intensiva per durante la vigenza del bambino. Quindi non solo il fatto che debba stare unita la famiglia non vale soltanto per il benessere in sé di ogni membro della famiglia, ma proprio per la salute, per far sì che le terapie per il bambino o per la madre siano il più efficaci possibili e meno dolorose possibili. Collini, io la ringrazio veramente tanto per essere stata nostra ospite oggi a Colazione in Farmacia, perché quello di cui ci ha parlato è un argomento che magari, se mi posso permettere, alcune volte è un po' sottovalutato, passa un po' sotto silenzio, però dobbiamo ricordare sempre che esistono anche situazioni di questo tipo e le persone che le vivono meritano la giusta considerazione e il giusto supporto da parte di tutti noi. Ma soprattutto dobbiamo fare tutto il possibile per questi piccoli bambini, per le loro famiglie, per la vita futura dei bambini e delle famiglie. Grazie, grazie mille per essere stata nostra ospite. Le auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie a voi per averci dato voce su un problema così importante. Grazie.